La commissione ENVE è una commissione che si occupa di ambiente ed energia. E credo che sia un momento molto interessante per lavorare in questa commissione, perché c'è tutto il dibattito internazionale importantissimo sul cambiamento climatico. E quindi la commissione ENVE ha portato la voce del Comitato delle Regioni in luoghi importantissimi di discussione internazionale come COP21 a Parigi e COP22 a Marrakech. Siamo lì per dire che i territori sono gli attori principali della lotta ai cambiamenti climatici, quindi un bel momento per lavorare nella commissione. Il budget sono nient'altro che il riflesso di decisioni che si prendono, di priorità che si definiscono. Il Comitato delle Regioni e la Commissione naturalmente esprimono continuamente opinioni sull'attività legislativa dell'Unione Europea, sulle decisioni della Commissione Europea, e quindi ovviamente in modo molto importante aiutano a formare un punto di vista sulle cose più importanti da fare. In questo modo hanno certamente un'influenza anche poi sul budget che queste decisioni riflette. Lo stesso vale per i fondi strutturali. I fondi strutturali si basano su obiettivi. Gli obiettivi sono il risultato di una consultazione ampia nella quale il Comitato delle Regioni, la Commissione ENVE sono protagonisti molto importanti. Ci sono progetti finanziati dalla Unione Europea che sono estremamente importanti e sono dimostrati molto importanti nella mia regione, la Sardegna. In particolare i Sustainable Energy Action Plans sono stati per noi utilissimi, perché la Sardegna ha potuto, come regione, svolgere un ruolo di coordinamento molto efficace per aiutare piccoli comuni a fare progetti di energia sostenibile, progetti molto importanti in questa battaglia contro il cambiamento climatico. E nel fare questi progetti abbiamo potuto usare fondi europei come il FES in modo particolarmente efficace, diffondendoli in tutto il territorio. Quindi sono strumenti molto utili che danno alla regione un ruolo importantissimo nel coordinare i comuni e raggiungere risultati che sono decisivi in questo momento.